Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Come state? Spero alla grandissima, come sempre, mi raccomando, miliardi di pollici su. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di gestire le obiezioni nella vendita telefonica. A proposito, se vuoi diventare un vero maestro nella gestione delle obiezioni e utilizzarle per chiudere di più, ti consiglio di prendere il mio percorso, non lo chiamo neanche corso, ma lo chiamo percorso perché deve essere visto e rivisto più volte, che si chiama Re delle Obiezioni, diventa un re nella gestione delle obiezioni. Trovi il link qui in sovraimpressione oppure qui sotto. Allora, facciamo subito una precisazione, ragazzi. La vendita telefonica è uguale alla vendita one to one, cambia solo un aspetto, che sei al telefono, ok? Dall'altra parte c'è un potenziale cliente e cambia il fatto che quindi non sei davanti al potenziale cliente, devi essere molto bravo nell'uso del tono, ok? Come sto facendo io, uso del tono, ma poi al di là di tutto la vendita è sempre vendita. Gestire l'obiezione alla vendita telefonica cosa significa? Significa capire se quell'obiezione là effettivamente è un qualcosa che io posso utilizzare a mio favore per chiudere la trattativa oppure è un qualcosa che effettivamente non sono in grado di gestire. Attenzione che l'obiezione potrebbe anche assumere la veste di segnale di acquisto. Quando è che assume la veste di segnale d'acquisto? Quando ad esempio il cliente ti dice: ma guarda, sì, la cosa mi interessa, posso pagare in tre tranche, posso pagare in tre rate, in realtà è un segnale d'acquisto. Perché? Perché se tu effettivamente riesci a far pagare il tuo cliente in tre rate, quel segnale lì è un segnale d'acquisto forte. Se il cliente ti firma subito, cioè dopo che gli hai detto sì sì certo, questa cosa qui delle tre rate è l'unica cosa che dobbiamo vedere, perché guarda, se è l'unica cosa che dobbiamo vedere ti dico già sì e possiamo procedere, ok? Le obiezioni, ragazzi, sono sempre le stesse. Allora, costa troppo, devo parlare con, ci devo pensare, pensavo di spendere meno, ok? E chi più ne ha, più ne metta. Quello che devi avere è un sistema per gestire le obiezioni. Una volta che hai un sistema, impari a gestire le obiezioni sempre allo stesso modo. Facciamo un esempio: se sei al telefono, ok, dopo che hai qualificato il cliente, ok, e questo ti dice che costa troppo, allora questa potrebbe essere figlia di un'errata qualifica. Perché, ragazzi, ricordatevi sempre questa regola: se voi qualificate bene il cliente, certo possono venire fuori le obiezioni, però andate a ridurle tantissimo. Quindi potrebbe essere figlia di un'errata qualifica, ma facciamo finta che non sia figlia di un'errata qualifica. Com'è che si gestisce, Giuliano? Qual è la procedura? 1. Devo verificare se è vera. 2. Devo verificare se è l'unica. 3. Devo gestirla. Perché? Perché se è vera ed è l'unica, poi puoi chiudere tranquillamente il contratto. Se è vera ma non è l'unica, hai un problema, nel senso che devi gestire quella, più devi gestirne anche altre, ok? E poi devi imparare a gestirla, ok? Questa è la procedura che io spiego e racconto all'interno del mio corso Re delle Obiezioni. Quindi, com'è che puoi capire se un'obiezione è vera? Con una domanda, raccontando una storia, osservando il cliente. Quindi queste sono le tre modalità con cui puoi vedere se quell'obiezione lì è vera. Ti sarà capitato sicuramente che, osservando il cliente, vedendo il suo non verbale, capisci che quell'obiezione lì è un modo per allontanarti, ok? La domanda, ovviamente, ragazzi, deve essere formulata attorno all'obiezione.
e anche su questa cosa qui troverai approfondimenti all'interno di Re delle obiezioni. Altro punto importante, lo metterei qua a zero: non deve essere figlia di un'errata qualifica, perché se è figlia di un'errata qualifica potevi evitarla tranquillamente al punto primo. Quindi ragazzi, come si gestiscono le obiezioni al telefono? Le obiezioni al telefono si gestiscono con questa procedura, che troverai spiegata nel dettaglio all'interno di Re delle obiezioni. Oppure, se vuoi fare un qualcosa di accelerato specifico per il tuo settore, sai dove trovarmi. Per il momento è tutto, un saluto da Giuliano Danieli, ciao!